Amiche ed amici, ho beccato Piero Franchini fuori da Confesercenti. Franchini è un commerciante, mi sa che sta bollendo qualcosa in pendola. Sì, è chiaro che nel mondo del commercio, diciamo che oltre che a bollire, mi sa che proprio strabocca, quasi, come si dice, no? E quindi ecco, sì, infatti si stava concordando appunto una iniziativa che verrà fatta appunto nei prossimi giorni e che vedrà appunto i commercianti impegnati nel Corso Italia con gli stanziamenti dovuti dalla legge e quindi proprio per farsi capire che ci siamo, che abbiamo tutte le nostre diciamo, difficoltà e tante difficoltà e quindi ecco, onestamente vorremmo che qualcuno ci vedesse, insomma, ecco. Quindi tutti, mi pare di capire che tutti i membri dei negozi d'Arezzo confluiranno sul corso. Sì, perché verrà fatto a quanto diciamo, ne so, Tutti i generi, di tutti insomma. i generi, esatto, e poi soprattutto ecco, diciamo, dalle due associazioni importanti che sono Concommercio e che sono Confesercenti. Quindi ecco, diciamo che ci sarà veramente una delle prime manifestazioni che poi saranno ripetute in tutte le città della Toscana il solito giorno e quindi ecco, sarà una grossa manifestazione per far capire, insomma, tutte le necessità e le esigenze che il commercio ha e sono veramente tante. È la prima volta che c'è una partecipazione così trasversale, oppure l'avete fatto altre volte? No, anche altre volte è successo che abbiamo fatto delle cose, poi dopo, sai, ognuno chiaramente fa le sue, scusate che mi tiro su sempre la mascherina, che queste mascherine cadono. Allora, vabbè, ecco, diciamo che però, ecco, diciamo, è bene che in questo momento ci sia questa grossa collaborazione. Allora, l'ultima informazione, visto che qui in zona c'è un sexy shop, Sì. verrà anche qualche membro del sexy shop? Dunque, allora, sei, vedi, anche questi non ci sono più perché i Sono membri finiti. sono finiti Scusa, mi e quindi. dice Locchini che dietro la telecamera è un noto segaiolo e quindi informatissimo che il sexy shop non c'è più. Non c'è più. Quindi buona Ora manifestazione. lì in quel posto vendono le Sempre collegati. mele. Va bene?